Presidente, siamo in registrazione. Inizio, è il microfono chiuso, Presidente. Va bene, procediamo Allora, all'appello, segretario. d'accordo. Allora, Presidente Russo, presente. Consigliera Giroffi, assente. Consigliere Caronia, assente. Consigliere Ferrara. Presente. Consigliere Gentile, assente. Consigliere Melluso. Ah, tutto è vero. Consigliere Melluso. Ma parliamo. Consigliere Melluso, aspettiamo la sua presenza. Ultima persona. Consigliere Melluso, non la sento. Vedo il collegamento, ma non la sento. E allora, consigliere Gentile, buongiorno. Stavo chiamando l'appello. Quindi, consigliere Gentile, presente. Buongiorno. Buongiorno. Consigliere Melluso. Non sento. No, neanch'io. Va bene, Presidente, con la consigliere Gentile sono tre consiglieri presenti. Ma il collegamento uso è stato. Sì, ma non lo sento, quindi non so se il collegamento è caduto. Comunque tre consiglieri sono presenti, quindi erano presenti perché erano presenti perché niente, abbiamo grosse difficoltà di collegamento tutti. Che io sto vedendo una cosa nel mio. Consigliere Melluso, mi sente? Io non lo so che c'è dentro e cosa va. Forse date che ci si può parlare. No, ancora no, ancora no, cioè. Perché però manca un sacco di personale. Lunedì. Ok? Ciao, ciao. Presidente, mi scusi. Possiamo contattare telefonicamente la collega Gentile per avere. Stavo provando proprio a questo, Aveva dato la perché sua presenza. era presente, ma poi tutto un tratto è sparita la cosa. I collegamenti per adesso si lasciano molto a desiderare. Inizialmente c'era il numero. Pronto? Consigliere Sì, avevo un problema, scusatemi con la linea. Gentile, sono Mattei. Allora, che è rientrato. Sì. No, no, ma io ero connesso, avevo un problema a parlare col microfono. Abbiamo visto la tua. Consigliere Melluso, Abbiamo visto Presidente. la tua presenza, come abbiamo avuto problemi pure con la collega Milena Gentile, che ha dato la sua presenza. Ecco, è tornata. Perfetto, ecco, grazie. Va bene, Sì, rileviamo. buongiorno. Presidente, e allora, sono. Sono le 9:20 quando abbiamo avuto la possibilità.
perché prima c'erano problemi tecnici, anche se ha annullato la presenza e c'era il numero della casa, problemi tecnici, quindi ripartiamo i lavori da partire da ora, che sono le ore 10:19. Voglio rilevare che noi alle ore 10:15 abbiamo chiamato appello, così come risulterà la registrazione. E risultavano presenti già in tre? Sì, ma anche la consigliere Gentile. Lo lascio a futura memoria questo scritto verbale, così onde evitare che ci siano problemi. A seguito dei problemi tecnici stiamo riavviando i lavori con 4 minuti di ritardo. Bene, colleghi. Sì, io ho avuto problemi di audio, di video, non riuscivo a sentirvi. Sì, quindi... Se riuscite a dare la presenza poi saltate. Sì. E allora vi devo comunicare che martedì prossimo alle ore 10, il secondo appello, sarà presente l'ingegnere Biondo per quanto riguarda la convocazione che abbiamo stabilito un paio di giorni fa relativamente alle tematiche PUMS, che è lui che si sta occupando di questo atto. Quindi vi voglio raccomandare martedì alle ore 10 di essere puntuali, anche perché dalla prossima settimana io comincerò a fare il primo appello alle ore 9, in maniera da consentire poi alle 10 la puntualità a tutti, e quindi vi prego cortesemente di essere presenti alle ore 10. Per non incorrere in difficoltà. Poi un'altra cosa, avevo chiesto ieri se cortesemente stabiliamo il percorso dei lavori per il mese di agosto, se ritenete che qualche giorno di sospensione vada dato, non lo so, a cavallo del Ferragosto, qualche giorno più, qualche giorno meno, non è importante. Se c'è una desiderata, se non c'è, lo voglio sapere al fine di stabilire con la segreteria, con i componenti della segreteria, una organizzazione al fine di mandare la programmazione delle ferie dei dipendenti della segreteria allo staff del Comune di Palermo. Va bene? Quindi se cortesemente mi esprimete il vostro parere. Io personalmente nell'ultima settimana di agosto sarò in ferie, però insomma dovrei esserci tutto agosto. No, ma non è quello il problema. Io dico se ritenete, perché possiamo convocare per tutto il mese, non è pure. Il tema è ritenete che qualche giorno volete staccare per chiedere questa settimana. Presidente, scusami. Sì. Presidente. Prego, consigliere Ferrara, ne ha facoltà, intervenga. Dicevo, siccome quest'anno Ferragosto mi pare che sia a ridosso del weekend, o sabato, venerdì, domenica, qualcosa del genere. Credo il sabato. È motivo per il quale io direi magari che iniziamo la settimana e poi una settimana stacchiamo da metà settimana a metà settimana, lasciando Ferragosto diciamo nel mezzo. Io sto chiedendo proprio per in clima, sì, spero che non ci siano lavori d'aula urgenti. Io direi come abbiamo fatto altre volte, magari di convocare tutto il mese e poi stabiliamo al diciamo momento per momento. Sì, a ridosso del Ferragosto, in base anche ai lavori dell'aula. Non vorrei che poi ci siano delle esigenze e non abbiamo convocato. C'è un problema, io devo chiaramente che è successo? Vabbè.
mi sono permesso di togliere l'audio al presidente. No, io dicevo, lo dico a voi intanto, secondo me sarebbe il caso di convocare tutto il mese normalmente, perché comunque la convocazione, ricordo a me stesso, che va fatta a luglio, ora prima che cominci. Però c'è un tema, scusami se ti interrompo, ti ribadisco. Sì, prego, certo. Un momento di follia mio, cortesemente, siccome vanno programmate le ferie del personale, io in funzione di quello che voi mi dite di disponibilità di un'eventuale chiusura, faccio un calcolo e dico al personale: dovete restare disponibile per tutto questo periodo, quest'altro periodo, e questo periodo riposo per tutti. Se c'è, mando questa programmazione, la devo mandare all'ufficio di staff, perché devo dare l'autorizzazione anche a loro per le loro ferie, va bene? Quindi desidero avere le idee chiare. Se voi mi dite noi dobbiamo convocare tutti i giorni, noi convocheremo tutti i giorni. Se mi dite che vogliamo staccare 4 giorni, 2 giorni prima e 2 giorni dopo il Ferragosto, oppure 5 giorni, 2 giorni prima, un giorno, mi dite da questa data, dal 14 al 20, faccio un esempio, sto facendo un esempio, allora noi troviamo un equilibrio, faccio programmare le ferie e glieli faccio inviare all'estate. Scusami presidente, siccome c'è un problema che si ripete ogni anno, io sono dell'avviso, come abbiamo fatto l'altra volta, di fermarci la settimana di Ferragosto. Ora questa volta Ferragosto capita il sabato, e quindi io direi un paio di giorni prima e un paio di giorni dopo, cioè orientativamente staccare mercoledì 13 e riprendere poi magari il mercoledì 19 o il giovedì 20, qualcosa di questo tipo. Va bene. Però scusami, la convocazione secondo me va fatta ugualmente per tutto il mese. Tra l'altro, se c'è le ferie, io convoco da tale giorno a tale giorno, stacco da tale giorno a tale giorno e lo mando. Il mese di agosto è questo, tranne questi giorni. Ok, ma tu hai idea con l'ufficio di presidenza se loro intendono, diciamo, durante anche questo l'ufficio di presidenza? Non mi è dato sapere, perché l'ufficio di presidenza non ci ha comunicato chiusure o quant'altro. Anche perché... No, ma chiaro, io non vorrei che ci fosse qualche esigenza all'ultimo minuto, come siamo abituati. E quello è il consiglio comunale, e il consiglio comunale non c'è niente. Sì, grazie presidente, però se ci sono dei pareri a rilasciare, non ti sto parlando. Per esempio, dovesse arrivare domani il bilancio del comune di Palermo, faccio un esempio, è chiaro che tutto quello che ci stiamo dicendo viene tutto revocato. Vabbè, allora io direi di fare in questo modo: un paio di giorni prima, un paio di giorni dopo Ferragosto. Non è all'emergenza, siamo costretti guarda, è arrivato in questo momento l'ufficio di presidenza. Possiamo chiedere all'ufficio di presidenza, buongiorno Giulio. buongiorno. La battuta. No. Parlavamo dell'ufficio di presidenza, è arrivato l'ufficio di presidenza. E Giulio. Che succede con l'ufficio di presidenza? Stavamo programmando per i lavori del mese di agosto e ho chiesto ai colleghi se c'era la volontà di poter convocare con tutta tranquillità il mese di agosto, se dobbiamo fare uno stacco un giorno prima e qualche giorno dopo il Ferragosto, cioè 4-5 giorni di chiusura per poi riprendere. Quindi chiedevo a voi questa idea. L'idea generale dovrebbe essere che il venerdì 14 stiamo fino al 20 siamo chiusi come commissione e quindi riprendiamo venerdì 21. Ci siamo. E poi convochiamo tutti i giorni tranne questi 6 giorni qua, se siete d'accordo. Io ti posso dire l'ufficio di presidenza ha programmato lavori per questo periodo. No, quindi no, allora no, io ti posso dire, noi stiamo cercando di capire se c'è atto in scadenza, ma l'intenzione dell'ufficio di presidenza è quello
un periodo molto più ampio. Sì, allora quindi noi ci rientriamo tranquillamente, no? Sì, questa è l'intenzione, di prenderci queste due settimane, dal 10 al 23, quindi dal 9 al 23, domenica, e poi riprendere dal 24, quindi convocando il Consiglio. E quindi noi ci rientriamo tranquillamente. Sì, questa è l'intenzione, quindi fare la prima settimana di agosto, salvo atti in scadenza, devo ripetere, perché ci sono problematiche solo con gli atti in scadenza. Mi auguro che non ce ne siano, se ci dovesse essere atti in scadenza convocheremo consigli di urgenza. È quello che dicevo a Fabrizio, se mi arriva domani il bilancio del Comune di Palermo, chiaramente tutto questo cambia. No, tipo l'atto quello che abbiamo noi, per esempio, che dobbiamo votare oggi, anzi, a proposito di oggi, devo convocare gli uffici, perché devo convocare gli uffici. Sì, mi hai fatto ricordare una cosa, perché dobbiamo votare quest'atto, questo del che riguarda la questo del bilancio, perché per il Covid, perché io, secondo i calcoli che faccio io, l'atto potrebbe scadere il 27 e non siamo convocati. Cioè, praticamente sono i fondi del Covid che devono andare a essere distribuiti, è il riparto dei fondi, lo dobbiamo parlare per fuori. Quindi dovresti convocare pure se eventualmente. No, lo facciamo oggi, convoco gli uffici. Convoco gli uffici oggi. Lo fai oggi. Sì, sto chiamando. Si accantona l'atto per un momento, ma ora dimmi una cosa, Mimmo, questa cosa non me la dovrebbe dire, non me ne voglia il collega Melluso, ma questa cosa non me la dovrebbe dire la commissione bilancio a me? Sì. Scusate, io un malato della maggioranza. Io ho fatto, ora se tu non parlavi di convocazione, a mia mi stava sfuggendo questa cosa, però i calcoli per quando scade, gli uffici mi avessero a fare i calcoli, io so che la data è il 28 maggio, la legge ha assegnato 60 giorni ai comuni per votare la variazione di bilancio. Maggio, giugno e luglio, per mia, se si fa su punto, è bene 60 giorni, noi ci faccio fare... È lunedì 27. Avesse essere lunedì 27, ma lunedì 27 già votato? Oppure perché voglio vedere, perché 60 giorni, maggio, giugno era di 30, giusto? Maggio è di 31 però. Maggio è di 31, quindi di fatto c'è 28, 29, 30 e 31. Poi ci sono i 30 giorni di giugno, sono 30 e sono 34. 27, mio figlio dice 27. 26. Quindi, siccome non siamo convocati, lo devo fare oggi. Assolutamente. Se non eri costretto, a te è scattato la molla quando ho parlato di bilancio. Sì, quando guarda il sistema, io non posso seguire. Ho parlato di bilancio e è scattata la molla. Esatto, mi è scattata la molla. Ora mi seguitavo un coso. Io avevo fatto questi calcoli e disse, insomma, qualcuno deve ricordare che ci sono atti in scadenza. Quando devi atti in scadenza, non avete poi fare atti in scadenza. Allora giuro, al di là di questo, resta confermato che noi ci facciamo dal 14 al 20. Va bene, questo lo confermiamo. Dal 14 al 20 ci facciamo questa pausa. No. Presidente, buongiorno. Scusami, volevo... Da 14 al 21, venerdì è 21. Questo è giusto, dai, scusatene, e per guardavo la pagina di luglio. Allora, abbiamo detto da 14 al 20 e il 21 ripigliamo. Va bene? Il 21 ripigliamo. Il 21 allora, è venerdì. Il 21 venerdì, ripigliamo da venerdì, perché poi facciamo il salto e facciamo poi l'ultima settimana fino a lunedì prossimo, dal 14 al 20, al 21, da 14 al 21, va bene, confermato, 8 giorni, da 14 al 21. Allora, colleghi, l'atto è a firma Basile. Allora, essendo a firma Basile, l'atto quindi deve venire chi? È Basile, poi è solo Basile che lo firma.
sono basate, cioè, perché è una variazione di bilancio, e quindi facciamo venire il invita i revisori, ci può essere una pregiudiziale. Vabbè, Mimmo, che pregiudiziale, è un reparto della salute. Non lo sto dicendo per me. Ma non credo, noi semplicemente il riparto, le somme che ci ha assegnato il governo, e che noi dobbiamo che abbiamo già ripartito, solo che le deve votare il Consiglio Comunale per la variazione del bilancio. Va bene. Comunque, mandiamo io pure. Fare questo. Astuta a Memmo Russo, che qualcuno magari se potesse scusare. L'invito è il revisore. Sì, vediamolo pure. Cos'è ragioniere e il revisore? Esatto, alla riposta, esatto, l'invitiamo, così ora me lo faccio chiedere, magari o la Evola o Memmo Russo mi chiedono di accantonare l'atto e noi il facciamo. Lo dico io, dobbiamo votare subito da prelevare questo. Va bene, ok. Ma può essere male, se tu mi ricordavi questa cosa, io non ci pensavo più. Va bene, allora io ti voglio dire cortesemente a te e alla commissione, visto che fra poco entreremo in aula per andare a concludere l'atto deliberativo della convenzione con la Palermo Calcio, anzi con la con Palermo con il nuovo imprenditore, perché tutto è tranne che una convenzione con il calcio non c'entra niente. Allora, in commissione abbiamo all'ordine del giorno e abbiamo discusso su questo argomento. Se vi propongo di votare questo parere per questo atto deliberativo, che ne pensate? Non ho capito. Ma noi questa variazione di bilancio l'abbiamo all'ordine del giorno, scusa. No, la variazione no. No, noi non l'abbiamo come commissione. Sicuro, l'avete controllato? Perché io metto tutti in commissione. Sì, pronto. Allora vediamo. Anna, abbiamo questa variazione delle donne in commissione? Variazione perché? Il bilancio per quanto riguarda la zona Covid. Ciao Milena, mi sei mancata. Ma ho bisogno di... No, non la vedo come una critica, assolutamente. Giulio! L'ho ben trovato. Giulio! È al telefono. Non ho capito, Mimmo, puoi ripetere per favore cosa hai detto poco fa, perché non ho sentito, si è sovrapposto il cellulare. E non ribadisco, all'ordine del giorno, noi... Tra l'altro l'abbiamo pure affrontato con gli uffici e l'assessore, questo contratto di concessione d'uso dello stadio Renzo Barbera. Abbiamo la delibera all'ordine del giorno per esprimere il parere, perché noi abbiamo fatto il dibattito e come cattivo vezzo di questa commissione c'è quello che è finito la discussione, il dibattito, nessuno chiede di esprimere il parere, ogni tanto lo chiede il presidente, ma resta sempre nell'angolo a aspettare. Siete intenzionati a dare parere? Così la mettiamo all'ordine del, visto che stiamo andando, dico, lo stiamo dibattendo, l'abbiamo oggi fatto, cioè tu dici che oggi il Consiglio Comunale, se ritenete che vogliamo dare il parere. A me dicono che è stata mandata pure a noi la commedia, quella delibera. Che delibera? Mi dici la delibera qual è? Così mi vuol dire quando, perché io onestamente l'ho letto pure io, la seconda commissione c'è, io infatti il dubbio mi è nato perché ho visto che ci sono tutte le commissioni. È la delibera e variazione di bilancio. Allora, attimo, vabbè, ok, grazie. Meno qual è? Cioè, è stata mandata quando? Il giorno? 5 giù. Ok, grazie. E gli dica a Fabio che se la trova proprio sull'email. Ok, va bene. Fabio, sei in linea tu? Fabio Di Liberto, in linea sei? Fabio Di Liberto, lo vedo, non è in linea. Chi è presente negli uffici? Posso saperlo chi è presente negli uffici? Scusate, posso sapere chi è presente negli uffici?
convocazione. Consigliere, scusi, sta parlando con la commissione, mi perdoni. Certo, no, con voi, ma con la commissione dica, Fabio dica, Diliberto. Lo vedo, sì, ha ragione, ma io purtroppo stavamo facendo anche altri lavori. Dica. Fabio Diliberto, lo vedo, non è in linea. Fabio Diliberto è in linea. Non risponde. Fabio, rispondi al consigliere. Pronto? Fabio, mi dicono che tu sì, nell'email pure questa delibera è pervenuta in commissione in data 5 giugno. Sì. E tu ce l'avresti pure nell'email questa delibera, quindi mi dicono che proprio tu ce l'hai. Come può sfuggire una delibera, signori, che è in scadenza? 5 giugno, adesso il bilancio 5 giugno. Ma è possibile che possa uscire una delibera che si comandata il 5 giugno? Ma è possibile ancora? Allora, qua siamo 8 giugno, perché 5 giugno non c'è. Ed è questa, grazie. Io da 5 giugno. Io qui non ne trovo. 5 giugno? 5 giugno. 5 giugno io ho un verbale che abbiamo inviato. È il trasferimento di anima, mi ritrovo. Non lo so, io in indirizzo vedo pure seconda commissione. Io la vedo. In seconda commissione non trova la data. Un attimo solo. Pure io l'email ce l'ho pure davanti, c'è scritto seconda commissione, anch'io vedo la stessa cosa, io anch'io la vedo onestamente, la vedo. Giulio, sono qui, ma a me mi risulta 8 giugno, può essere? Ah, va bene, 5 giugno è la data di okay. per capire se la poteva essere questo. Ok, il 5 giugno è la data della per questo. Fabio, gli ho fatto recuperare l'altra, dandogli la data perché sì, non un sacco di mezzo. Sì. Alle 14:49. Ok, va bene, ok, grazie. 5 giugno alle ore 14:49 è stata ricevuta la seconda commissione. Fabio, posso? No, non puoi, sto facendo una cosa, scusate un attimo, se faccio una cosa non mi parlare. Questo. Allora. Come dice solo questa versione del bilancio, intanto la sta stampando. Ma qual è Fabio? Per curiosità. Io mi sono domandato, dopo c'è un paio, e poi non c'è un paio, perché non riesce a andare in questo fondo? E poi mi sono detto che la differenza è in un vecchio. Cioè, oggi, tra poter fare un giro di dobbiamo rientrare da queste videoconferenze, Presidente, quanto prima, per riprendere il lavoro delle commissioni con una volta, con tutte le attenzioni, tutto quello che arriva, le comunicazioni, cose varie, perché però mi pare che sia un pochettino, anche perché io in verità non ricevo tutte le comunicazioni che ci sono in seconda commissione come era prima, insomma, le dovrei ricevere tutte, le lettere, le cose, che ricevo tutte queste cose per la verità. Tutto quello che arriva in questo momento dovrebbe essere trasmesso a tutti i componenti della commissione. Va bene, Giulio, io la delibera qua l'abbiamo scaricata. Come parla la ragioniere generale, senza relevante mandare, si riferisce a Canal Rossi con la proposta delibera di mondo 6. Ratifica deliberazione di giunta avente progetto operazione di bilancio. Sicuramente sarà sfuggita al fatto, anche se ingiustificato, ma comunque sarà sfuggita al fatto che, essendo una variazione di bilancio, non era di competenza del Consiglio Comunale. Ah, si è mandata a tutti i commissioni.
di competenza. L'ho capito, ma è stato il 3 del gioco. Questo purtroppo non lo so. E non lo so, non lo sai. Ora lo sapete. Ora lo sapete. Ma non mi devi dare queste notizie. Adesso è un'occasione per stare zitto. Allora. Vabbè, da... Io ritengo che sarà sfuggita e sicuramente è stata inviata a tutti, mi dicono che è stata, quando è arrivata è stata inviata a tutti, forse erroneamente, siccome è arrivata come comunicazione, è stata controllata perché dovreste averla nella vostra email, si è ritenuto non scriverla all'ordine del giorno, ecco perché è sfuggita. Perché si tratta di variazione di bilancio e quindi di competenza, si pensava di competenza della prima commissione, non della nostra commissione. È vero che gli atti vengono mandati a tutte le commissioni quando c'è il parere d'urgenza. Io ritengo che questo sia un parere d'urgenza. Di solito in genere noi per sanare i tempi esprimiamo tutti i pareri di commissione per mettere in condizione il consiglio comunale di evitare l'urgenza. Se volete esprimere parere su questo lo leggiamo, l'avete tutti all'ordine del giorno, tutti nella vostra email. Presidente, può dare lettura della parte meno... Della... Allora... Da lettura della propone, parte... Volete letto il premesso tutto? Oppure andiamo alla... No, è la parte finale, penso. Alla parte finale. Allora, punto 1. Dare atto e fare proprio quanto indicato nella parte espositiva della presente proposta. 2. Ratificare la variazione di bilancio disposta in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 117 del 28 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della legge regionale numero 9 del 12 maggio 2020. 3. Dare atto che a seguito di tale variazione viene garantito il permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare degli articoli 162,6 e 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Il ragioniere generale. Il parere del ragioniere generale è favorevole. Il Regione Te esprime il merito ai sensi e per effetto dell'articolo 12 della legge regionale 30 del 2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in deliberazione. Presidente, posso chiederle di chiamare, fare una telefonata alla collega, secondo me alla collega Giroffi, per, visto che manca, per dirle. Faccio chiamare la collega Giroffi, va bene? Mi pare più corretto per una... Per il resto volete letto l'intero atto deliberativo, il premesso? No, io credo che sia, che tutti i colleghi riescono a comprendere, io credo che sia, sono i soldi che arrivano dal... Praticamente dal... l'oggetto è ratifica, deliberazione di giunta comunale, avente per oggetto variazione di bilancio... Esatto, sì. Praticamente sono i soldi che sono arrivati dal governo per il 2019 e vanno ripartiti. Una volta che sono dati al Comune di Palermo ci vuole una variazione di bilancio per metterli direttamente nel capitolo. Regione Sicilia non sta con chi parla.
Un atto dovuto e necessario rispetto alla risoluzione dei fondi dell'emergenza. Tra l'altro, sono i soldi dell'emergenza che vanno. È talmente dovuto che perfino in commissione bilancio le opposizioni si sono astenute proprio perché è un atto che non ha veramente natura politica. È un atto, diciamo, di fatto corsetto. Diciamo. infatti. Sono i soldi che... In quali capitoli viene la variazione e in che cosa consiste? Semplicemente nel trasferimento di questi fondi? No, in quale capitolo? Cioè nella funzione... Non è una questione di titolo, collega, non è una questione di... È una cosa semplice. Quando arrivano questi fondi, che cos'è? Noi abbiamo un bilancio. Posso spiegare pure Mimmo che ha fatto un presente alla commissione bilancio, ma in due parole lo posso pure dire io. Cioè noi abbiamo una commissione, abbiamo il capitolo del bilancio, facciamo un esempio classico, dal numero 1 al numero 10. Se arrivano dei fondi e sono per esempio come fondi come questi a favore del Covid, a favore della popolazione, per esempio sono sul sociale o sul commercio, quindi hanno destinazione vincolata, esatto, dobbiamo andare a variare alcuni capitoli dove mettere questi soldi, perché se prima c'era 100 ora c'è 110, quindi è una variazione di bilancio, perché se non facciamo questa variazione di bilancio che la fa il Consiglio Comunale, praticamente non si possono andare a dare a quello che tu lo fai, ma deve essere ratificata. Se tu non ratifichi entro il 27 i soldi tornano indietro. Certo, quindi dovremmo prelevarlo subito. Perché ci hanno dato 60 giorni di tempo dalla data in cui la Giunta lo vota. La Giunta l'ha votato il 28 maggio e quindi noi abbiamo i 60 giorni di tempo. Che è scaduto il 27? Siccome il 27, se non vado errato, non è convocato, giusto? Voi potete confermarmi che non è convocato il 27 il Consiglio, mi pare. E quindi chiederò il prelievo di questo punto all'ordine del giorno alle ore 11, accantonando l'atto che è in discussione della concessione dello stadio per 5 minuti, perché credo che più di 5 minuti non possa portare. Certo, non è una cosa. Una brevissima relazione del ragioniere generale per la lettura del così. No, è convocato per martedì 28 e mercoledì 29 e giovedì 30, quindi 28, 29 e 30, quindi 27 non è convocato, quindi dobbiamo per forza farlo oggi. E allora dobbiamo farlo oggi. Va bene, allora... La collega Girolfi l'avete chiamata? Ora stiamo chiamando la collega Girolfi. Se no non lo dobbiamo votare, non esprimiamo parere, per una questione di, io dico per la correttezza della forma in cui viene, perché ovviamente la collega non c'è, non lo sa che si vota. Se la chiamiamo e siamo tutti, saniamo questa cosa un po' antipatica. Mi sentite, Presidente? Sì, va bene. Vabbè, allora io mi sto allontanando, però per me non c'è alcun problema se riuscite a contattare l'Argiroffi e esprimete il parere. Io no, diciamo, sono a conoscenza e acconsento che venga espresso il parere. Io sono in commissione che stavo dando un parere. Se vuoi specificare, sono qua in via. Giulio, mi avete ascoltato? Sì, perfettamente. Va bene, allora io mi sto allontanando, vi saluto. Eccoci. Piazza San Lorenzo, lo sai? Via dei quartieri, come se volessi andare dal via Foglio, di sinistra. Prima a sinistra e seguire la strada. Collega Russo, tutto in diretta. Se non posso dire, sto soltanto male. No, vabbè, una cosa è solo qua. Va bene, allora facciamo così, per agevolare, così come ha fatto il collega... Presidente Russo. Presidente. Microfono.
Microfono. Microfono, eccomi. Presidente Russo, ha rintracciato la collega? La segreteria sta provando a rintracciare la collega. Vabbè, in tal caso, collega, per agevolare anche il percorso di questa cosa qua, così come ha fatto il collega Ferrara, così se, lo potete... Anch'io diciamo che mi allontano perché mi devo contare, così la maggioranza può tranquillamente votarsi questa variazione di bilancio, va bene? Ok, io e il collega Ferrara ci allontaniamo, presidente, così lei può completare le operazioni. Va bene, e però una cortesia, collega, collega. Mi è andato. Ma adesso è dura, c'era un altro atto da votare. Vabbè, intanto mettiamo in votazione questo punto all'ordine del giorno, questa variazione. Mattei, possiamo mettere in votazione la ratifica della deliberazione di giunta numero 117? Un attimo, presidente, perché io la dovrei prendere questa delibera e non... No, da riunione, me la dia lei, te la do io. Ne sono contento, presidente. Te la do io, te la porto prendi mano. Grazie. Allora, presidente, sì. Allora, si mette in votazione la variazione di bilancio regione siciliana 304 del 4 aprile 2020. È la variazione è la numero 117 della giunta comunale di Palermo. 117 giunta comunale. Benissimo. E allora, chiamo l'appello. Allora, colleghi, mettiamo in votazione questo atto deliberativo per appello nominale, Mattei. Sì, va bene. Allora, presidente Russo. Astenuto. Argirocchi assente, Caroni assente, consigliere Ferrara assente, consigliere Gentile favorevole, consigliere Melluso favorevole, consigliere Tattillo assente. No, in questo momento non ci sono. No, no. Allora, presidente, sono due consiglieri favorevoli e la delibera è approvata, il parere con astensione, il parere è favorevole con l'astensione del presidente. Sì. Vorrei il tempo di metterla al verbale, presidente. Scusa. Anna, ho bisogno. Giulio, va bene, abbiamo dato il parere come i due favorevoli all'estensione. C'era da dare il parere però sulla Palermo Calcio, perché non è entrata, lo diamo. Va bene, dopo dovevate entrare. Va bene. Allora, colleghi, passiamo alla seconda, al secondo parere da dare oggi.
Vabbè. Siete d'accordo? Esprimere parere sul contratto di concessione in uso alla Palermo Calcio? Ma se, ancora, cioè l'atto, quindi noi dobbiamo esprimere parere sulla proposta così com'è, così quella com'è arrivata. Ma ancora, se non sbaglio, dovranno essere analizzati al Consiglio Comunale tutta una serie di emendamenti che sono anche importanti, proposti alla stessa maggioranza. Purtroppo per regolamento e per ovviamente, diciamo, che le commissioni esprimano parere ancorché siano in discussione al Consiglio Comunale, quindi al di fuori degli emendamenti. Se la commissione ha degli emendamenti da presentare, li può presentare. Se non volete dare parere, io... No, io, Presidente, non ho nulla in contrario, ovviamente, dico, per confortare Milena, attendendo gli altri. E quello che voglio dire è che, evidentemente, politicamente, vero che votiamo sull'atto per come proposto, ma non possiamo ignorare il fatto che la maggioranza ha predisposto degli emendamenti che, dal mio punto di vista, politicamente già integrano l'atto. Di conseguenza, quando sarà posto in votazione, il mio voto favorevole è appunto un voto di tipo politico che considera gli emendamenti che oggi non sono fotografati in delibera. Questo lo dico anche, diciamo, vale come dichiarazione di voto, e che di conseguenza dice che nella proposta ci sono sicuramente delle cose da limare. Mi pare che il lavoro fatto risponda a queste, in parte a queste esigenze. Va bene, mi hai convinto. Per tale motivo metto ai voti la proposta del contratto di concessione in uso dello stadio Barbera. Mattei, per favore, verifica per appello nominale. Anch'io devo fare una dichiarazione di voto. Ovviamente considero nel mio voto favorevole, anch'io lo considero l'atto comprensivo degli emendamenti prodotti dalla stessa maggioranza e dalle commissioni, quindi che in effetti integrano e lo rendono armonioso, risolvono anche dei problemi, che delle problematiche non chiare che potevano essere nell'atto così come formulato nella sua versione originale. Quindi il mio voto favorevole sarà nella considerazione dell'atto completo di tutti gli emendamenti. Mentre il mio voto è di astensione, in quanto io sto conducendo una mia battaglia per modificare questo atto deliberativo, perché ritengo che sia molto oneroso per chi deve gestire una squadra di calcio. La mia proposta era di 1 euro ieri, resta quella di 1 euro oggi, e comunque qualunque cosa che possa diminuire i costi della Palermo Calcio, non di altro. Poi se dentro questo atto sussistono sospetti che ci possa essere un altro di utilizzo, altro utilizzo per l'impianto stadio del Barbera, ritengo che non è molto chiaro, e cercherò attraverso il dibattito di oggi di farlo uscire fuori. Se questo è, io voterò contrario in Consiglio Comunale a questo atto, mentre sono pronto a votarlo favorevole se è destinato all'utilizzo del Palermo Calcio, e anche no, non di contribuire al costo, ma al costo di 1 euro. Mattei, per favore, vista la dichiarazione, ora a questo punto metto in votazione, per appello nominale l'atto in questione. Ci sei, Mattei? Sono qua, Presidente. Sì. E allora, Presidente Russo? Astenuto. Arginolfi, assente. Caronia, assente. Fabrizio Ferrara, assente. Consigliere Gentile? Favorevole. Consigliere Melluso? Favorevole. Consigliere Tantillo? Assente. Assente. Allora, assente. E allora a questo punto la votazione è favorevole. L'atto è stato votato con favorevolmente
con l'astensione del presidente. Va bene, presidente. Va bene. Un attimo. Da te, dopo aver sistemato questo riferimento sul voto in verbale, ti chiedo di mettere di leggere il verbale in maniera sintetica della giornata. Sì, presidente, solo il tempo di sistemarlo, visto che c'è stata questa escalation. Un attimo solo. Allora. E comunque non è detto che la manutenzione straordinaria sia così poco che compensi poi il canone, la proposta che fai tu, presidente. Oh. Non è detto che poi la manutenzione straordinaria, caricare alla società la manutenzione straordinaria al posto del canone, possa essere veramente così compensativa. Non è... Che cos'è la manutenzione straordinaria? Chiamatemene uno per uno, quali sono? Qual è la Vabbè, però dico, lo stadio ha la sua età come uno che possa fare provare questo cosa. Sicuramente le gradinate vanno, cioè è uno stadio che ha la sua età, l'ampliamento risale a 30 anni fa, certamente i lavori strutturali avranno il loro peso e penso che prima o poi si porrà il problema di intervenire sulla struttura, quindi certo, per carità, è sempre 6 anni, non è detto che entro i 6 anni si pongano problemi urgenti di intervento sulla struttura, però... non lo so, questo andrebbe fatto un calcolo, ecco, per poter valutare cos'è più conveniente. Io lo darei a poco la tua proposta, farò un emendamento apposito, dirò un euro che le eventuali modifiche strutturali dovute alla vetustà dell'immobile saranno a carico dell'amministrazione. Per il resto, credo che quando affitti una casa, l'affitti Ma quando affitti una casa non l'affitti a un euro. È bello però, sai, affittare una casa a un euro è un fatto sociale. È un fatto sociale. Ma neanche le case popolari. Scusami, devi apprezzare che voglio dare alla mia squadra di calcio, ai colori della mia città, voglio dare l'utilizzo dello stadio con un euro. Chiaramente le manutenzioni è chiaro che le fa il gestore, chi gestisce l'affitto dell'immobile, e quindi se tu mi dici troviamo la soluzione per quello che possono essere i problemi strutturali, io ti giuro sono pronto a dire confermare un euro, perché è assurdo che tu mi dici c'è 141.000 euro e il tuo sindaco viene da 300.000 di sponsorizzazione. 41.000 l'affitta lo Stato, l'affitta il bar, e quindi ci viene sempre zero. Io ci voglio fare magari un euro. Quindi cerchiamo di metterci d'accordo. Cerchiamo di accendere per un momento la speranza che questa città sia una città normale. E com'è una città normale? Spiega. Una città normale è che gli atti si discutono con tranquillità, con serenità, senza scadenze. Che i consiglieri comunali chiamati dal popolo a rappresentarli possano avere il tempo materiale per vederli, correggerli, intervenire e modificarli, se è il caso, e approvarli. Questa è la città normale. Però questa era l'ordine del giorno. La previsione delle cose, avere programmato i lavori della tua città in un piano triennale che esiste. Ma il piano gennaio, mia cara, si fa a gennaio, quindi i bilanci si fanno a dicembre. Non noi ora facciamo il bilancio di previsione a ottobre, novembre. Tu stessa, tu che sei consigliere comunale, cioè che racconterai poi della tua esperienza in consiglio comunale? Che il bilancio di previsione, il tuo sindaco, te li fa arrivare a novembre, la previsione. La previsione te la faccio a novembre, perché non faccio così manco l'operazione, l'ultima operazione.
il consuntivo quando lo faccio, anzi poi prima andranno a fare il consuntivo dall'anno precedente, poi ragazzi rendetevi conto che ci stiamo prendendo tutti in giro. Vabbè, lo sappiamo però che gli enti locali sono in grave difficoltà, è una cosa che riguarda tutta l'Italia. Allora vedi perché io dico una città la voglio amministrare in maniera normale. In maniera normale significa che Milena Gentile, componente del Consiglio Comunale, dice che quest'anno dobbiamo costruire una scuola perché i cittadini, le associazioni, gli insegnanti, il Ministero della Pubblica Istruzione ci ha dato una parte dei fondi, allora noi prendiamo l'altra parte dei fondi e definiamo il percorso e diciamo che abbiamo bisogno di questa scuola. E facciamo i collegamenti con questa scuola, se c'è una strada da modificare, se ci sono i marciapiedi sgarrupati e le andiamo a aggiustare, se c'è la strada con le buche per evitare che queste mamme che vanno a accompagnare questi bambini a scuola con le macchine. A me a scuola non mi ha accompagnato mai nessuno, né mio padre né mia madre, per carità, abitavo vicino alla scuola, però ci andavo a piedi, quindi le buche me le guardavo io per la strada, ma allora non ce n'erano così tante, perché l'impresa era data a una ditta seria che per la manutenzione delle strade. Sì. Ecco, eccomi cara Milena, noi giustamente siamo come travolti dall'emergenza, oggi c'era un'emergenza come vedi, c'era una variazione, bisogna dare il voto, bisogna fare questo, va bene, continuiamo, facciamo questo, non abbiamo avuto, guardiamo solo l'impegno, non guardiamo l'atto della terapia, va bene, noi ammucchiamo. Questo non è amministrare la città. Mattei, ma quando vuoi è giovedale sintetico? Sto cercando di sintetizzare al massimo, Presidente, eccolo qua. Mentre parlavamo, ecco, e allora? Verbale numero 137 del 24 luglio. Il presidente Russo alle ore mi ha volato il foglio, scusi, 10:19. No, alle 10:15. 10:15, mi scusi, ma avevo fatto le variazioni. Alle ore 10:15. In seconda convocazione apre la seduta in modalità telematica con la presenza dei consiglieri Ferrara, Gentile e Melluso. La registrazione della seduta, che costituisce parte integrante del verbale, sarà visionabile al seguente link, che è quello della commissione stessa. Argomenti da trattare, comunicazione del Presidente, varie ed eventuali, letture e approvazione del verbale della seduta. Il Presidente... scusami, la collega Milena Gentile alle 10:15 ha dato la presenza. Sì, e infatti Ferrara, Gentile... Ferrara, Melluso, Russo. È Gentile, sì. È Gentile. Sì, è lei che apre la seduta, Presidente. Sì, sì, perfetto. Bene, e allora, il Presidente Russo chiede che venga messa a verbale che alle ore 10:15, al momento dell'appello, si trovavano presenti i consiglieri Ferrara, Gentile e Melluso, ma a causa di problemi tecnici il collegamento è stato, definito alle ore 10:19. Prosegue chiedendo ai consiglieri, ai fini della programmazione dei lavori della Commissione, da conciliare con i lavori del Consiglio Comunale e con le ferie del personale, di stabilire il calendario per le riunioni di eventuali giorni di chiusura. La Commissione apre un dibattito sull'argomento in trattazione e concorda che la Commissione stessa sospenderà i lavori dal giorno 14 al 21 agosto. Il Presidente propone di dare parere sulla delibera numero 117 di Giunta Comunale avente per oggetto variazione di bilancio di GS e di DG Regione Siciliana numero 304 del 4 aprile 2020, AREG 63-50-03 del 2020. La Commissione vota parere favorevole con l'astensione del Presidente. Il Presidente Russo, considerato che in Consiglio verrà discussa la Convenzione dello Stato, propone di dare parere sulla relativa delibera avente progetto proposta di deliberazione del CC AREG 674050 con oggetto Convenzione concessione in uso alla società
SSD Palermo dello stadio Renzo Barbera per la durata di anni 6. La commissione vota parere favorevole con l'astensione del presidente Russo. Il presidente chiede al segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna che viene posto in votazione per appello nominale. Presidente, posso procedere? Sì, procede. E allora, presidente Russo. Favorevole. Consigliere Ciroffi, assente. Consigliere Caronia, assente. Consigliere Ferrara, assente. Consigliere Gentile. Favorevole. Consigliere Melluso. Favorevole. Consigliere Cantillo, assente. Presidente, la commissione vota favorevole all'unanimità dei presenti. A questo punto dichiaro chiuso. Chiuso la seduta, ringrazio tutti per aver partecipato. Alle ore 11:14 il presidente chiude la seduta. Possiamo staccare la registrazione. Bene, presidente.